Raghi, conoscete tutti il trend di Barbie, vero? In pratica si usa un filtro per diventare Barbie e ho deciso di farlo ai giocatori di Brookhaven. Raghi, per attirare l'attenzione dovrò fare una specie di bancarella. La faccio qui, in questo pezzo d'erba. Mi sono anche vestita per l'occasione da artista, vi piace? Allora, io direi che possiamo usare, invece di quello dei gelati, lo modifichiamo e mettiamo magari proprio quella bancarella con i computer. Top! Una cosa del genere, facciamo finta di essere degli artisti, insomma, digitali, toh. Poi qui ovviamente devo metterci qualcosa che attiri l'attenzione, un po' di palloncini. E infine direi, toh, un cartello qua dove spiego che cosa faccio. Trasformo le persone in Barbie. Oh, perfetto, ragazzi, direi che siamo pronti. Perché io non so quanta gente verrà, però ci potrei fare un business, potrei chiedere dei Robux. Oh, il primo ragazzo, ehi, ciao, vuoi essere una Barbie? Ho letto che trasformi le persone in Barbie. Sì, è proprio quello che faccio. Sì, per favore, sai, ho una storia molto triste con le Barbie. Come molto triste? Da piccolo volevo sempre giocare con le Barbie, erano le mie preferite, ma tutti mi prendevano sempre in giro. Ripetevano: tu sei un maschio, non puoi fare queste cose. E quindi non mi sono più comprato le Barbie per un tantissimo tempo, avevo paura. Ma adesso non li conosco più e quindi farò quello che voglio. Quindi mi trasformi in una Barbie. Mi sono emozionata, ragazzi, non me l'aspettavo che qualcuno potessero piacere così tanto le Barbie. Mi dispiace un sacco. Sì, che ti trasformi in Barbie, ti diventerai la Barbie più bella che abbia mai vinto. Ragazzi, ed ecco qui la sua versione Barbie. Beh, amico, spero che ti piaccia. Per me è un sacco carina. Magari poteva essere migliore, non lo so, però mi piace un sacco. Dimmi che ne pensi, sei felice? Te la passerò così la vedrai anche meglio, finalmente. È il mio sogno. Prego, prego, dai, spero che tu sia felice. Oh, ragazzi, è arrivata la ragazza, va sempre già a Barbie. Ma sei carinissima, assomigli un sacco già a Barbie. Io vorrei essere Barbie perché è rosa, è il mio colore preferito. Poi perché è un giocattolo bellissimo e da piccola ne avevo di varie. Ok, sì, ci può stare. Beh, sì, che è appassionato di Barbie. Grazie. Anche lei è super mita di lei che sta qui. Ok, mettiti in posa e facciamo subito la foto. Trasformi la persona in Barbie, giusto? Ci puoi contare. Senti, beh, oddio, un'altra storia strappalacrime. Io ho un valore affettivo con Barbie. Raghi, a quanto pare a tutti adorano le Barbie per qualche, insomma, perché magari sono state parte della loro infanzia. Voi avete mai giocato con le Barbie? Io, beh, poco da piccola. Da piccolo mia mamma faceva la babysitter a una mia amica perché i genitori lavoravano. E quindi veniva sempre a casa mia la sera o la notte. Giocavamo sempre con le Barbie, anche se sono un ragazzo. E dato che non vedo da un po' questa mia vecchia amica, mi è rimasto il ricordo di noi che giocavamo con le Barbie di mia sorella maggiore fino a tardi. E tuttora amo il cartone Barbie Life in the Dream House, ragazzi. Sento male, qualcuno la conosce questa cartone? Comunque è molto carino, perciò mi piacerebbe diventarlo. Ok, va bene, allora ti farò una foto dove ti trasformo in Barbie. Devi solo stare fermo, mi raccomando. Oltretutto, Royal Gorblox questo qua, wow, molto molto bello. E no, devi stare fermo. Ma seriamente arriva gente come se piovesse. Ma sei tu Jenny Trasforma Barbie? Sì, sono io. Sono proprio io. La leggendaria. Ok, ciao, piacere Carmela. Ciao Carmela. Allora, da piccola mia sorella non mi faceva mai giocare con le sue Barbie. Ok, questa qui è arrabbiata perché dice che erano le sue e io ci giocavo, ma più mia madre e mio padre me ne compravano, più lei la prendeva e gli rompeva la testa, oddio. Perciò per ricordarmi delle Barbie vorrei diventarne una. Mamma mia, che sorella che hai avuto. Sì, posso aiutarti, devi solo metterti in posa. E infatti, wow! Grazie mille Jenny, figurati. Ok, raghi, ho un sacco di gente vuole fare il trend di TikTok. Raghi, ho visto due baddie che si stanno dirigendo nella mia direzione. Salve, buongiorno. Ehi, ciao Amio.
tanto ormai la devo salutare così. Ciao Amio. Ehi tu, Amio, facci un ritratto da Barbie. Immagino che me lo stia dicendo così. Abbiamo bisogno di te. Balla. I nostri ragazzi ci hanno lasciato in un modo orribile. Quei due mangicessi. E noi di te la dobbiamo far vedere. C'è sì. Ci hanno lasciato dicendo che dobbiamo diventare delle Barbie. Noi siamo già due stelle, Amio. Per stare con loro poi. Ok, si è messo a parlare. Va bene ragazze, posso aiutarvi. Bombastic side eye. Ok, ho detto posso aiutarvi e farvi diventare super belle. Dovete però mettervi in posa assieme, quindi mi raccomando. Grazie Amio del gioia del cuore. Guarda, figurati, è un piacere. Ecco, guarda, gemelle sembrano. E fotina. Sei top, Amio. Figuratevi. Ho cambiato server per dare la possibilità ad altre persone di potersi trasformare in Barbie. E guardate un po' chi ho visto arrivare. Terribile, ragazzi, lo conoscete? È Skibidi Dop Dop. Però quella versione del bagno. Si chiama Skibidi Toilet, ragazzi. In pratica è nato tutto da una danza della pancia con la canzone Skibidi Dop Dop. E poi è arrivato nel water. Non chiedetemi perché? Comunque, io volevo essere Barbie. Va bene. Trasformeremo Skibidi Dop Dop Yes in una Barbie. Oh mio Dio, vieni qui, ti prego. Che si vede pure il water mentre ti trasformi in una Barbie. Terrificante, raghi, terrificante. Arrivederci a mai più, vi prego. Voglio trasformare qualcos'altro di strano in Barbie. Cioè, io posso trasformare tutto in Barbie. Cioè, ciao, raghi. Praticamente è arrivata una ragazza super timida. Io spero che riesca a sbloccarsi un pochino. Tu trasformi le persone in Barbie? Le persone mi hanno sempre detto che sono troppo brutta. E quindi, diventassi una Barbie, magari le persone mi accetterebbero di più. Allora, io non sono d'accordo. Tu dovresti apprezzarti anche se le persone dicono che non va bene così, che non ti piace, che a loro non piaci. Basta che ti apprezzi tu, ok? Quindi non farti montare la testa delle altre persone. Però posso trasformarti in una Barbie. Magari capisci quanto davvero sei bella. Sorridi, anche se non puoi sorridere hai la benda, vabbè. Oh raga, è arrivata una bambina. Ehi, signorina. Signorina. Sì, dimmi tesoro. Io voglio essere una bella Barbie. Ok, beh, immagino che possiamo farlo perché mia mamma è cattiva. Oh mio Dio, in che senso tua mamma è cattiva? E non mi prende mai le Barbie. Quindi per dispetto sarò io la Barbie. Ok, sai che cosa? Mi piace il tuo carattere. Anche se, insomma, non è che i tuoi genitori possono comprarti sempre tutto. Però diventare una Barbie se lo puoi fare, perché no? Cheese. Ok, ora la potrei far vedere alla tua mamma e dirle di comprarti una Barbie. Perché sei troppo bella da Barbie. Quindi vai, corri a dirglielo. Ciao bambina. Raghi, se volete essere trasformati anche voi in Barbie, mi raccomando commentate qui sotto. E la prossima cosa che trasformerò le persone probabilmente sarà tipo in anime.